Inizia una fase importante, una settimana importante per l'ordine degli avvocati. C'è il rinnovo delle cariche. Come arriva l'ordine Brindisino a questo appuntamento? E come tutti gli altri ordini d'Italia, le consigliature sono terminate in tutta l'Italia nel dicembre del 2022 e come ogni consiglio dell'ordine abbiamo organizzato le elezioni per il rinnovo del consiglio seguendo le modalità previste dalle leggi e dalle norme, ben individuabili nel contenuto. E l'ordine degli avvocati esiste perché in via principale ha l'obbligo di tenere gli albi, di custodire gli albi, e l'iscrizione di un avvocato passa attraverso l'ordine per poter essere iscritto all'albo. Per cui quello è compito essenziale dell'ordine, per cui è nato l'ordine degli avvocati come gli altri ordini, cioè la tenuta degli albi. Poi via via nel corso degli anni l'ordine ha acquisito molte competenze, l'ordine degli avvocati in particolare. Competenze connesse ad esempio all'accesso nel gratuito patrocinio nell'ambito civilistico, per le difese di ufficio, per la redazione degli elenchi delle difese di ufficio e nei rapporti con la magistratura per stilare i protocolli che rendono più agevole l'accesso alla giustizia. Ovviamente dal punto di vista personale è anche un'occasione, no, di bilancio per questo lavoro comunque sempre intenso a servizio dell'avvocatura. A chiusura del mandato di questa consigliatura abbiamo pubblicato la relazione di fine mandato, e attraverso quella relazione si può, raccogliere, tutto l'operato del consiglio uscente.